notizie, ovvero come si arriva a determinare peso, importanza, qualità, diffusione di una notizia per farla entrare in quello che ormai comunemente si definisce mainstream mediatico, no? Vi sarete accorti, vi sarete chiesti, io me lo chiedevo molto prima di fare il giornalista, ma perché quella notizia lì sì e un'altra no? Il ciclo delle notizie è anche un grafico e se andate sul sito centromachiavelli.com potete leggere questo è interessantissimo editoriale, anche la pubblicazione di questo grafico che ci fa capire come vanno le cose. Magari lo sapevamo anche già, molti di noi lo sospettavano, lo sapevano, ma ci sono, diciamo, dei riferimenti che potremmo dire, insomma, perlomeno matematici, che confermano quello che magari già potevamo intuire. Allora, l'autore di questo editoriale, di questo studio, è proprio il presidente di centromachiavelli.com, Daniele Scalea, che saluto. Benvenuto Daniele, grazie per la tua consueta disponibilità agli ascoltatori di RPL Radio. Buongiorno e grazie a voi. E allora partiamo. Si parte da una notizia che è arrivata anche in Italia, scandalo, presunto scandalo, che ha coinvolto Joe Biden, accusato di molestie sessuali. E tu hai pubblicato sul sito del tuo centro culturale questo grafico che permette di vedere visualmente cosa succede alla notizia prima di arrivare a un certo tipo di diffusione. E ti do la parola per spiegarlo anche agli ascoltatori, Daniele. Sì, essenzialmente osserviamo due risultati, vedendo quanta copertura danno tre emittenti televisive americane, ovviamente, di diversa estrazione politica, diverso orientamento politico, arriviamo a vedere alcuni risultati. Il primo è che soprattutto i media liberal, quindi di sinistra, come la CNN, MSNBC, parlano di questo caso solo dopo settimane che è scoppiato. E precisamente ne parlano in maniera decisa, approfondita, unicamente quando lo stesso Joe Biden l'ha accusato che produce un suo video per difendersi, quindi sostanzialmente non danno copertura all'accusa, danno copertura direttamente alla difesa. Tutti quelli che afferiscono all'area che ha questa egemonia culturale della sinistra, per cui abbiamo proprio dei dati che sono state delle rilevazioni che lo dimostrano. La questione tra l'altro è particolarmente, diciamo così, succulenta per i critici perché quel stesso ambito politico e quegli stessi media avevano invece dato una copertura immediata, enorme e assolutamente accusatoria dalla parte dell'accusa. Quando poco tempo fa c'era stato un caso analogo, cioè un'accusa di molestia sessuale risalente nel tempo a molti anni addietro, che però era mosso da una donna contro il giudice Brett Kavanaugh, giudice che Trump aveva designato per la Corte Suprema, quindi giudice conservatore, e c'è fu questo grande caso nazionale, questa grande mobilitazione da parte della sinistra per impedirgli di arrivare alla Corte Suprema, cavalcando appunto questa accusa da parte di una professoressa universitaria. Gli stessi media che lì si erano schierati unanimemente, decisamente, senza dubbi, per l'accusatrice contro Cavano, vediamo che invece in questo caso hanno ignorato l'accusa. La cosa curiosa, tra l'altro, è che nell'accusa che veniva mossa contro il giudice conservatore c'erano ben poco oltre le parole di questa donna che diceva di essere stata aggredita decenni prima, nel senso che lei non aveva mai parlato a nessuno, non c'era nessun altro amico, conoscente o parente che potesse dire sì, me ne aveva parlato in passato, non c'era nessuna prova del fatto che avesse effettivamente conosciuto l'accusato, anche la vicenda di cui narrava, era una vicenda pubblica, un party, una festa in cui sarebbe avvenuto questo fatto, non se lo ricordava nessuno di quelli che dovrebbero essere presenti, molto diverso rispetto al caso attuale. Nel senso che nel caso attuale, che ovviamente è tutto da dimostrare, non potrà essere dimostrato, su questo bisogna essere assolutamente franchi e aperti perché non si può dimostrare una accusa che riguarda fatti decenni prima che nel frattempo non sono stati denunciati e accusati, però ci sono diversi indizi che
che la rendono sicuramente più credibile di quell'altra precedente vicenda. Quali sono? Il fatto che qui invece abbiamo una serie di persone, parenti, amici, conoscenti, quindi anche persone che non hanno un effettivo effettiva motivazione per sostenere l'accusatrice, che dicono sì, lei nel corso degli anni a diverse persone aveva detto di essere stata aggredita, a diverse persone aveva fatto il nome di Joe Biden, per il quale è dimostrato che aveva lavorato, lei era stata sua assistente, tutto questo è dimostrato. Addirittura è saltato fuori un vecchio video della CNN in cui una donna telefona e dice: mia figlia ha avuto un grave problema con un senatore, chiede sostanzialmente assistenza su come dovrebbe comportarsi, e molti ritengono che questa donna, visto che si è detto che la madre di Tara Reid, questa accusatrice di Biden, aveva appunto, sapeva la cosa e si era fatta avanti, si pensa che sia proprio lei che telefonava il 1993. Addirittura la CNN, che aveva in mano questa indizio pesantissimo, non è stata lei a tirarlo fuori, ma è stata invece un'altra testata che l'ha scoperto, e anche questo indice di come la CNN, di orientamento decisamente di sinistra, non si è assolutamente preoccupata di indagare sulla vicenda. Questo è il primo dato. Il secondo dato, forse un po' più sorprendente, è che anche invece la grande emittente conservatrice degli Stati Uniti, Fox News, dà ovviamente una copertura molto più ampia, incomincia anche prima, ma la sua copertura comincia nel momento in cui il New York Times dedica un articolo alla vicenda, e il New York Times è un giornale anche questo di sinistra, quindi in qualche modo sembra quasi che anche la testata conservatrice aspetti che ci sia un giornale autorevole dell'altra parte che dia credito a questa storia prima di occuparsene. Da qui in sostanza propongo due lezioni. La prima, che c'è una netta faziosità, soprattutto dai media di sinistra, che sono la maggior parte, nel trattare storie che sono tutto sommato equivalenti. La seconda è che c'è questa egemonia culturale anche dell'informazione che ha l'area liberal progressista rispetto all'area conservatrice o sovranista, lo si vede anche nel fatto che lì ci sta l'autorevolezza, quindi quello che in qualche modo decide effettivamente quale è una notizia che debba entrare davvero nel dibattito pubblico e quale no, e spesso anche i giornalisti, i commentatori, gli opinionisti di destra aspettano che ci sia l'autorevole, tra virgolette, dell'altra parte che dia credito alla notizia prima di diffonderla e di trattarla e di discuterla. Ecco, scusami Daniele, arrivano come degli scricchioli che ogni tanto disturbano, non so se dipenda da noi o dal tuo, vediamo se riusciamo a sistemare. Ecco, tu mi senti adesso Daniele? Sì, io sento bene. Ecco, adesso bene anche noi. Allora, quello che tu hai, diciamo, approntato in maniera tecnica, no? Cioè è chiaro come avviene. La nostra percezione di pubblico, di lettori, ci diceva che le cose stavano così da molti anni, perché per esempio mi vengono in mente diversi episodi e volevo chiederti questo. Allora, cioè, abbiamo visto nel corso degli anni come quello che tu adesso hai riassunto si realizzasse nel trascorrere delle cose politiche soprattutto. Non voglio portarti sul caso odierno di Silvia Romano, ma partendo da quello che tu hai scritto, molti diciamo, cercano di spiegare questa ondata di odio nei confronti di questa ragazza. Qualcuno è arrivato a dire perché è una donna, per la questione dell'Islam, perché c'è un governo che in realtà non piace a nessuno e per cui questa pubblicità del governo non è piaciuta. Io mi sono formato, anche basandomi sulla lettura di quello che hai scritto tu, l'idea che, fermo restando che odiare è sbagliato e bla bla bla, sia stata anche una reazione, perché da molti anni vediamo che, per esempio, questi cooperanti, quando vengono rapiti, hanno una grande restituzione mediatica, ma sono cooperanti, cioè appartengono al pubblico, appartengono all'area di sinistra. Ma noi sappiamo che sono stati rapiti, c'è anche un paio di due preti, mi sembra, due bresciani lo scorso anno. Quando viene rapito qualcuno che non è dell'area di sinistra, c'è un silenzio mediatico
un silenzio tombale. E stavo pensando, forse anche l'odio è una reazione di chi non ne può più, perché poi l'opinione pubblica italiana non è prevalentemente di sinistra, è prevalentemente non di sinistra, ma da 30 anni Repubblica, Usigrai dettano legge, sono loro che scelgono quello che deve andare bene a noi. E grazie magari anche ai social, perché tu parli anche dell'importanza che possiamo assegnare come stia cambiando qualcosa grazie a internet, grazie a Facebook e ai social. Questa ondata di odio, se in realtà una sorta di rivolta nei confronti di chi ancora una volta vuole imporci la sua verità, la sua notizia, decido io e voi dovete essere contenti. E invece chi non è d'accordo, contento non è. Mi sono dilungato, spero di essere stato chiaro. Ah, hai detto tutto tu, nel senso potrei limitarmi a sottoscrivere esattamente così. Coloro che vengono percepiti come uno dei nostri dall'ambiente culturale giornalistico, che è prevalentemente di sinistra, quindi lì sono loro che decidono, lo percepiscono come uno dei nostri, hanno ai loro occhi un'importanza molto maggiore rispetto a magari, che so, l'ingegnere dell'ENI, che invece è un lavoratore e viene percepito come uno degli altri, perché ci sta poi gente che lavora nel campo del petrolio, non piace così tanto, no? E quindi se vengono rapiti quelli c'è giusto il rapimento, invece se si viene rapita la volontà della cooperante di sinistra, allora lì diventa il caso nazionale e bisogna fargli tutto per risolvere il problema. È esattamente quella la situazione. Permettimi anche di dire che poi questa cosa che ormai è invalsa di accusare gli altri di essere degli odiatori, no? Degli hater, che poi è un po' un linguaggio mutuato da internet, ha un qualcosa veramente di adolescenziale, no? Cioè l'altro, se l'altro non la pensa come te, se ti osa criticarti, allora tu ti offendi, dici no, quello mi odia per qualche motivo irrazionale. Bisogna invece recuperare il diritto di critica che non è verso la ragazza che alla fine ha l'unica colpa di essere stata rapita e poche altre. Cioè, il problema è che qui in questa vicenda ci sono dei punti che sono assolutamente criticabili, a partire dal regalare milioni di euro a dei terroristi, all'appoggiarsi ai servizi segreti turchi in cambio forse di contropartite politiche, perché ci sono indiscrezioni stampa su queste, quindi poi il costo dei milioni potrebbe diventare molto molto più alto, e soprattutto poi con una strategia che fa sì che sempre più gruppi criminali e terroristici siano invogliati a rapire italiani, non a caso già adesso vediamo che a parte gli statunitensi gli italiani sono tra i più rapiti del mondo, forse anche perché poi quando c'è un cooperante italiano, un volontario italiano rapito, c'è sempre lo Stato disposto a pagare. Quindi ci sono sicuramente dei punti su cui si possono esprimere le critiche legittime, magari opinabili ovviamente, ma che non sono odio puro e semplice. Anzi, se c'è dell'odio, magari viene anche suscitato da come i media trattano certe cose. Vale a dire, se ti arriva una ragazza con un'evidente sindrome di Stoccolma, perché la ragazza occidentale non è che perché ha letto il Corano di colpo diventa musulmana, è evidente che c'è stato un condizionamento dal fatto di essere rapita da un gruppo di estremisti. Arriva vestita, ostentando quei simboli, è sbagliato che gli sia stata data questa passerella mediatica che serviva a Conte Di Maio, secondo me tra l'altro è stato un boomerang. Ma poi è anche sbagliato non dire questa è una ragazza che ha bisogno di sostegno, sostegno psicologico. Siccome però se tu dici che una conversione all'Islam potrebbe non essere positiva, allora sei automaticamente razzista, perché questo è il loro modo di pensare politicamente corretto, allora non lo puoi dire, devi dire vabbè, è una ragazza libera che ha deciso in libertà di scegliere questa bellissima religione senza che nessuno glielo imponesse. È chiaro che lì la gente, sentendosi presa in giro, può anche reagire in una maniera esagerata, ad esempio scaricando contro questa ragazza che comunque non ha colpe il proprio odio, ma questo viene suscitato dal modo inaccettabile con cui i media trattano certe notizie, affrontano certi temi. E veniamo allora anche alla tua conclusione, che è quasi un manifesto, un'invocazione, no? Bisogna che ci togliamo questo inferiority complex nei confronti della sinistra. Ecco, non ti chiedo come, perché un come non esiste ancora, a meno che tu non abbia già in testa. Però
Però volevo dirti, forse dobbiamo anche capire come la sinistra è riuscita a costruirlo. Cioè, noi stiamo assistendo a un fenomeno molto disonesto, ma che è stato però altresì costruito con molta abilità. E forse anche per questo è così difficile sottrarsi a questo complesso di inferiorità. Volevo una tua opinione. Beh, la sinistra ha elaborato proprio una strategia di conquista dell'egemonia culturale un secolo fa con Gramsci, quindi è una cosa che è rientrata proprio nel suo DNA di azione strategica, che è stato perseguito con molta cura, quindi insinuando proprie persone fedeli, diciamo, al proprio partito, una volta al PC, adesso magari più ancora al partito, comunque all'area di pensiero, in quelli che sono poi i gangli vitali per definire il modo in cui le persone pensano. Scuole, università, media, industria culturale in senso lato, mondo intellettuale dei letterati, questi sono i posti che hanno occupato, dico occupato non perché ovviamente uno di sinistra non ci possa stare, ma perché in maniera talvolta conscia, talvolta inconscia, dovuto comunque al loro senso di superiorità morale che li porta spesso a non ritenere degno uno che non sia dalla loro parte di stargli vicino, di fare lo stesso lavoro, c'è stata proprio un'occupazione, nel senso che lì sono stati estromessi quelli non allineati, in molti di questi ambiti sono stati estromessi non allineati e il risultato è stato appunto di una decisa sproporzione che non rispecchia quella che invece c'è nel paese. Nel mondo dei giornali e delle TV ovviamente ci sono le voci dell'altra parte, però sono sempre delle voci che non vengono percepite, che vengono percepite come estremiste o faziose. Cioè alla fine la vera egemonia culturale dell'informazione non è l'essere di più, anche se poi loro sono di più, non è nemmeno il ridurre e cercare di cancellare gli altri, anche se poi in un eccesso di zelo spesso lo fanno. La vera essenza dell'egemonia culturale dell'informazione è che tu ti autodefinisci come il centro, cioè tu sei quello che è moderato, super partes, oggettivo, anche se non sei nessuna di queste cose, ma fai in modo che tutti gli altri, inclusi i tuoi avversari, credano che tu effettivamente sei il centro. E quindi magari anche il lettore di destra si fida di più del Corriere della Sera o di Repubblica rispetto a quanto si fiderebbe mai del giornale o della verità. Idem per il discorso in televisione e così via. Ma non pensi che questo veda anche altri segmenti della società partecipare a questa azione? Perché riflettendo, noi vediamo che gli imprenditori medio-grandi, eccetera, poi alla fin fine vanno a sostenere attività culturali di sinistra. De Benedetti è stato il primo, ma anche Agnelli sosteneva la sua stampa, bene o male, di sinistra. Cioè, non c'è una mancanza da parte anche delle classi dirigenti che dovrebbero non essere organiche a chi detiene il potere mediatico, ma lavorare per andare verso l'equilibrio. Perché altrimenti, io adesso scendo sulla terra, no, Daniele? Lo dicevo anche agli ascoltatori, c'è un giornale, La Verità, dove ci sono ragazzi bravissimi come te, giovani. Giovani come te, bravissimi come te, sono veramente incredibili, cioè, lavorano veramente bene. Se non fosse successo che Belpietro avesse litigato con Berlusconi perché lui non voleva stare dalla parte di Renzi e avesse avuto il coraggio enorme di fondare un giornale, questi ragazzi bravissimi sarebbero freelance che farebbero anche altri lavori, mentre adesso hanno un giornale e che siano bravissimi. È una mia opinione, ma viene confermata dai dati perché continuano a vendere copie, continua a crescere il numero delle copie vendute, sia della Verità che di Panorama. E dico, dietro Belpietro non c'è nessuno, ma dovrebbe esserci qualche esponente della classe dirigente. Altrimenti, sì, io sottoscrivo, l'hai spiegato benissimo la questione dell'inferiority complex. Ma se uno non c'è da mangiare, alla fine viene da solo questo inferiority complex. Assolutamente, ed effettivamente è vero che mediamente, forse i media loro, diciamo così, sono anche
migliori di qualità rispetto ai nostri. Non sto parlando della verità, che sottoscrivo il tuo giudizio molto positivo su quello che fanno, ma dovuto al fatto che se hai meno opportunità, se hai meno risorse, è probabile che tu riesca, per quanto poi valgano le singole persone, tu riesca a fare meno cose rispetto a quelle che fanno i tuoi avversari. Qui ci sono due problematiche. Allora, una è, da un lato ci sono tutta la maggior parte di ricchi, ricchissimi imprenditori che possono effettivamente influire, quindi possono essere proprietari di giornali, TV, case editrici e così via, che ormai sono organici alla sinistra, ma non come lo potevano essere magari 50 anni fa, perché comunque tu c'avevi la fabbrica, c'erano i sindacati, te li dovevi tenere buoni. Sono organici perché ormai la sinistra non si disinteressa alle questioni, agli interessi degli operai, del ceto medio e così via, ha invece un programma ideologico che si sposa benissimo con quelli che sono sia gli interessi economici, l'immigrazione, più manodopera a basso costo e così via, sia le preferenze culturali di un'elite cosmopolita che vive benissimo nel mondo vagheggiato dalla sinistra. Esistono poi invece alcuni ricchi di destra che dovrebbero essere in teoria i mecenati, che invece per una questione appunto di inferiorità, complesso di inferiorità, crede che in fondo la cultura non sia così importante, hanno buttato via delle occasioni. Pensiamo soltanto a Silvio Berlusconi, che comunque con le sue reti Fininvest e poi Mediaset, sì, magari ci ha messo dentro un TG4 che del resto poi era fin troppo faziosamente schierato con lui, ma se poi andiamo a vedere il grosso di quello che erano i programmi che ancora adesso vengono fatti, perché poi non bisogna dimenticare che molto del condizionamento viene fatto su programmi che possono anche sembrare apolitici, no? Pensiamo alle sitcom o così via, o il talk show non politici, quelli sono poi degli strumenti potentissimi di influenza sul modo di pensare delle persone. A Mediaset hanno sempre lavorato soprattutto delle persone che invece aderivano a visioni di sinistra. Ti interrompo, Presidente, ti interrompo perché e ti seguo. Il pericolo con questa situazione è di credere, perché possiamo arrivare a crederlo, che chi non è, che tra coloro che non sono di sinistra, a me non piace neanche la parola destra, tra coloro che non sono di sinistra manchi la materia prima. Ma invece proprio il tuo centro Machiavelli, centro culturale Machiavelli, il quotidiano che ho citato, La Verità, poi c'è, per carità non sarà solo, è la testimonianza che nella non sinistra ci sono, e mi piace che siano giovani come te, veramente pensatori eccellenti, che possono fare benissimo, perché comunque lavorate anche con onestà, oltretutto non c'è assolutamente disonestà intellettuale, e quindi stiamo perdendo delle occasioni. Io vedo, era un riferimento autorevole per chi non era di sinistra, cioè Massimo Fini, che per me resta un grandissimo, poi è un'opinione personale, e se ha dovuto trovare ricovero al Fatto Quotidiano. Questo è questo. Non vorrei che anche i giovani così in gamba come sei tu, come sono i colleghi della Verità, debbano passare attraverso questi percorsi. Sì, la questione è che, come dicevamo prima, siccome alla fine qui non ci sono da questa parte i mecenati che possono, le grandi risorse che possono poi permettere a ogni singolo iniziativa di avere successo, la necessità è quella di fare sistema. Fare sistema vuol dire che se La Verità cita RPL, RPL cita il Centro Studi Machiavelli e così via, in maniera incrociata, cosa che parte anche si fa, lo dimostra il fatto che mi intervisti spesso, e poi soprattutto anche per i riferimenti politici ovviamente devono essere, diciamo così, della partita, nel senso che se La Verità fa un'ottima inchiesta su un determinato tema, piuttosto che farlo in Machiavelli, piuttosto che farlo in RPL, è chiaro che poi anche i rappresentanti politici di quest'area devono essere pronti a sollevare nei luoghi istituzionali deputati tali questioni, non possono ovviamente invece rifarsi sempre soltanto a quello che sono le informazioni e analisi prodotti da istituti, giornali, centri di ricerca che non sono della nostra parte. Qui non è una questione di
essere grettamente faziosi, diventare autoreferenziali, anzi assolutamente questo non va fatto, è che non puoi essere totalmente, come dire, di spirito liberale aperto quando i tuoi interlocutori, che guarda caso poi rappresentano il 90% del dibattito, non lo sono e cercano costantemente di estrometterti e di cancellarti. Lì allora invece è necessario assumere anche una posizione difensiva che, ripeto, è fare sistema e cercare di unire le forze, di alimentare un dibattito alternativo e, per chi se lo può permettere, di spingere quelle istanze, quei temi, quelle inchieste, quelle idee che nascono in questo circolo alternativo e minoritario, non minoritario nel paese ma minoritario nel dibattito, spingerlo poi nel dibattito mainstream tramite quelli che sono gli strumenti che si hanno, che può essere il giornale che sta guadagnando lettori consensi, o il partito che ha molti rappresentanti in Parlamento e così via. Ecco, direi che qui è un punto dal quale partire, Daniele. Allora, ringrazio ancora il presidente del Centro Culturale Machiavelli, centromachiavelli.com, lo trovate online. Daniele Scalea, grazie davvero, presidente, a risentirci a presto. Grazie a voi, a presto.